Mamma mia, vieni a ca, voglio oggi crema catalana. Guardate com'è bella, mamma mia. Mamma mia, com'è bella sta crema, manca. Vieni a vedere come l'ho fatta, vieni. Allora, voglio ricetta semplicissima. Partiamo con mezzo litro, 500 ml di latte. Allora, guardate a me. Ce lo mettiamo quasi tutto in un pentolino, che poi dopo lo portiamo a bollore. E un altro poco ce lo conserviamo perché mettiamo in una ciotolina a parte 25 grammi di amido di mais, tanto bellino dentro. Camo ci mettiamo tutto quanto, veramente, però. E in questo amido di mais poi ci mettiamo un poco di questo latte. Ecco qua, vedete, perché in questo modo abbiamo sciolto l'amido, tanto bellino, in da chistù poco di latte. Ma questo ce lo teniamo da parte. Ma venite con me. Allora, accendiamo il latte. In questo latte che ci andiamo a mettere? Tanto belle bucce di limone. Poi mi serve cannella all'interno. Io poi qua voglio tengo 100 grammi di zucchero. 50 grammi ce li metto qua dentro, tanto bell'il, e 50 grammi me li tengo da parte perché vi faccio vedere. Mo' qui non dobbiamo fare altro che aspettare che insomma arriva il bollore. Mo', nel frattempo che aspettiamo il bollore del latte, apritevi quattro tuorli in un'altra ciotola e ci mettete insieme quegli altri, quell'altro poco di zucchero che vi è rimasto. Incominciate a mischiare zucchero e uova. Avete mischiato tanto buono uovo e zucchero? Guardate qua, chi so, era una poca ciuzza bagnone. Allora, mo' qui ci andiamo a mettere quel poco di latte con l'amido all'interno. E mischiamo pure questa pozione magica. Mi raccomando, voglio, qui veramente dovete mischiare proprio bene bene bene. Una volta che avete mischiato bene bene bene, aspettiamo che il latte bolle, vediamo se bolle in diretta, regime in diretta. Vediamo un attimino, proviamo prima questo qua, perché sennò graffio sotto. Ecco qua, vedete? Sta bollendo. Mamma mia, che adoro. Allora, mo spegniamo un attimino qua sotto. Dobbiamo fare questo passaggio qui, vedete? Andiamo a mettere con un passino stretto tutto il latte che ha bollito, vedete? Così togliamo anche naturalmente gli aromi che abbiamo messo. Questo qua ce lo mettiamo da parte e mischiamo adesso in questa ciotola questa crema. Quando avete mischiato, voglio, lo so, dobbiamo sporcare due, tre ciotoline, lo so. Rimettiamo di nuovo sul fuoco, tanto belli, in da pentola, tanto belli. E adesso con la fiamma media mischiamo fino a quando non diventa un po' più cremoso. Ecco qua, mischiate, 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 tanto bello. Mi raccomando, sempre occhio alla fiamma media, perché sennò poi dopo si azzecca sotto e facete una figura di niente. E guardate che fate, olè, crema catalana è quasi pronta. Vedete, mo' preparatevi tanto bello i pirotti, perché adesso vi faccio vedere il procedimento come viene fatto. Ecco qua, questa è la densità perfetta. Mo' togliamo questo, prendetevi i pirotti, tanto bello. E con un cupin ce l'ha andata a mettere all'interno. Poi naturalmente non riempite proprio fine fine sopra, mi raccomando, lasciate sempre almeno un po' di spazio, così è proprio perfetto. Mo' fate solamente un po' così, ok? Così viene bello livellato. Mo' voglio, guardate a me, ci mettete carta pellicola sopra, tanto bello sistemato, tanto bellino, ok? Lo fate raffreddare giusto 5-10 minuti fuori, tanto questo freddo che fa 5-10 minuti fuori, e poi dopo lo pigliate e lo mettete nel frigorifero per almeno un paio d'ore. Passate questo paio d'ore, poi faccio vedere come viene sfizioso. È passato tutto questo tempo, eccolo qua, vedete? È pronto. E mo' andiamo con la magia. Allora, prendete zucchero di canna e ce lo spargete sopra, tanto bello, in superficie. Voglio mo' adesso è essenziale avere un cannello. Se ce l'avete, voglio, ve ne fino il mondo. Se no, potete provare nel forno, modalità grill, e vi viene lo stesso. Però, mo' andiamo a bruciacchiare un po', vediamo se
diciamo, con la magia. Guardate qua come viene, vedete? Il caramello si bruciaccia sopra. Vedete il caramello, lo zucchero si bruciaccia e diventa caramello. Mo voglio questo qua, ce lo dobbiamo soltanto andare ad assaggiare. E mo è un momento che bisogna andare ad assaggiare un rosso, piccirillo. Poi qua chi ha assaggiato, sono stati all'inizio, vabbè. Vedete? Che ormai è diventato cristallizzato. Vieni, vieni, andiamo. Mamma mia, io. La fine del mondo. Fammi sapere se ti è piaciuto. E voglio ricette semplici che fanno arrecreare veramente.